Con il termine dell'anno scolastico ritorna per gli allievi dell'Istituto Volterra di San Donà di Piave l'atteso evento del Volterra Students Workshop, la giornata loro dedicata dove poter esporre i progetti realizzati durante l'anno scolastico. Nella nostra hall c'è un'ampia rappresentanza di tutti i prodotti realizzati dagli alunni con i loro docenti durante le ore di attività didattica. E si spazia dalla grafica, quindi prodotti artistici, alle scienze. Vedete alle mie spalle un braccio robotizzato, un nastro trasportatore, un po' di attività in fisica e in chimica. E a fare da cornice alla giornata, la premiazione degli allievi che maggiormente si sono distinti in vari campi, non solo tecnico e tecnologico, ma anche umanistico, artistico, musicale e sportivo. Abbiamo da poco concluso un evento molto suggestivo. L'impegno premia, che non vuole essere un momento di antagonismo negativo, ma al contrario la possibilità di dare un attimo il piacere a dei ragazzi che si sono impegnati oltre il tempo a scuola, in arte, sport, cultura, non propriamente vincendo dei premi, ma anzi cercando di portare avanti un'idea, un pensiero. La scuola è la prima palestra di vita e soprattutto questo fatto di premiare il merito e l'impegno dei ragazzi è un modo anche per dare fiducia a loro e far capire proprio che il merito innanzitutto è il coraggio di credere in se stessi, del credere nei propri talenti, nel saperle tirar fuori, soprattutto anche una sfida in un momento difficile come quello che stanno attraversando, ma proprio quello che ci dimostra appunto esperienze come questa del Volterra, che è una scuola sicuramente di eccellenza del nostro territorio, è proprio la capacità di questi ragazzi attraverso la creatività, attraverso la voglia di mettersi in gioco, proprio di poter sfidare il futuro in maniera importante. E anche appunto una scuola scientifica come appunto questa è una scuola che fa cultura, perché poi tra l'altro sono studenti che si rivelano delle eccellenze in vari campi, che spaziano anche dal punto di vista letterario, della poesia, della fotografia, la multimedialità, nonché anche sullo sport. E questo è un valore importante per i giovani ed è un valore importante che fa la qualità anche della stessa della città attraverso la scuola. Che ci sia necessità di innovazione ormai è risaputo, molti però lo dicono a parole, alcuni lo testimoniano con i fatti. Dal punto di vista dell'occupazione, noi non sappiamo questi ragazzi di quali lavori vivranno, sicuramente alcuni faranno dei lavori tradizionali, ma altri invece in quota importante dovranno inventarselo il lavoro. Quindi la possibilità di avere occasioni e momenti in cui diversi neuroni, diverse intelligenze si mettono insieme per trovare quali possono essere le possibilità di occupazione e di guadagnarsi la pagnotta è uno dei meriti di questa scuola. Sicuramente il fatto di utilizzare le tecnologie, ma di applicare poi queste possibilità anche ai bisogni che ci sono e di intercettare anche le aziende che hanno bisogno di queste nuove intelligenze, costituisce uno dei punti di forza di questa scuola, per cui può essere di insegnamento anche per altri istituti che invece hanno un approccio più tradizionale.